Si sono serviti probabilmente di minori per svaligiare questa notte la Yo Café in via Platina, in pieno centro a Cremona. Il varco aperto tra le pur resistenti inferriate di Velte è davvero piccolo e solo una persona di piccole dimensioni può passarvi. Ma sentiamo cosa sia successo esattamente. Niente, è successo che stamane al solito orario d'apertura, intorno alle 7, sono andato a appoggiare il mio giubbino e ho trovato sta sorpresa. Delle macchinette scassate e anche la cassa, sì, poi sono venuto nel banco e mi sono accorto che anche la cassa scassata e ho portato via un centinaio di euro forse. Ho trovato tutto a posto, non ho trovato scassa, non ho trovato niente, invece poi sono andato nel retrobottega e mi sono accorto che le inferriate delle finestre che erano aperte, cioè scassate, o meglio dire molto probabilmente hanno messo un click. E da lì sono entrate, sicuramente sarà qualche ragazzino, qualcosa di giovane, però non so. Ha qualche sospetto? Qui non ci frequenta gente strana, assolutamente, ma neanche visto in questi giorni di gente strana. Gente abbastanza normale che conoscono molto bene. Insomma, no, assolutamente. È la quarta volta in 5 anni che il locale viene preso di mira dalla malavita, poco meno di una volta all'anno in media, troppo per non sentirsi in qualche modo esposto al pericolo, vittima del crimine. No, questa è già la quarta volta che mi entrano dentro, nonostante che ci siano gli allarmi, nonostante è tutto messo in sicurezza, sia la porta del retro, sia l'entrata. Come rendere inviolabili quelle inferriate? Questo si chiede oggi il titolare della Yo Café, ma soprattutto come evitare il ripetersi di simili shock.